Tu non stai a fare più. E di che non lo fai più. Di che non lo fai più. Di che non lo fai più. E allora, Ruggè. Mi fai andare via. E allora, Ruggè, ti spiega. Spiega la gente. Oh. Chiamiamo i carabinieri. Ho già fatto le denunce col perché non. Oh, chiamiamo i carabinieri, chiamiamo. Oh, bravita, lasci. Ferro. La scaffo mocca, Addirittura, ferro, ti ruggio. Allora, noi ce ne stiamo andando. Noi ce ne stiamo andando. Che cosa? Ehi, a lì lo mandano. Apri gli occhi, no. A lì lo mandano. Allora, te ne devi andare. Noi ce ne stiamo andando. Ce ne stiamo andando. Ce ne stiamo andando. Allora, la macchina, mo, drappi, che te la sbacco nella. Aspetta. Ce ne stiamo andando, ma questa cosa non si fa, non puoi approfittare della buona fede della gente, hai capito? Non sta riprendendo, ok? Ok, continuerai. 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 Io non sto caffè nulla. Vabbè, non stai facendo niente. Okay, tu non stai facendo niente. Perché gli devo venire da male, da stai, a me non me ne frega un cazzo. E che fai pure minacce, mo? Sì, minacce, esci, vai boh. Addirittura pure le minacce. Pure le minacce, alza la normale. Shatavin. Pure le minacce, Ruggè. Già va sta truffa. Già va sta truffa. Non buttiti questi cose, Shatavin. Come no? È perché tu puoi fare quel che fai. No, a posto. No, l'importante è che ci dici che no. Ma che vuole roba. Perché tu che fai? Io non voglio roba. Tu che fai? Chiedi in prestito. Chiedi in prestito, questa è bella. Stai buono, Ruggè, stai buono. Stai buono. Sei buono. Shatavin. Lui non ruba, abbiamo assodato che lui non ruba, chiede in prestito. Ciao Ruggè, comprime. Comunque ti volevo stringere perché sei un genio del male, veramente. Il genio della truffa. Ruggero, eccolo qua. Grandioso. Vabbè, avete sentito, Ruggero non ruba soldi, li chiede. Quindi voi fate attenzione, quando chiede dei soldi Ruggero non glieli date, perché in nessun caso ha bisogno dei vostri soldi, che servono certamente più a voi. Eccolo qua Ruggero, non molla. E allora Ruggero, dici il fatto. Avete a formare perché io sto caffè chiuso, non devo. Come no, ci stanno segnalando in continuazione che stai continuando a dare fastidio alla gente. Ruggero, come no, Ruggero. Si è andato ai garage, a casa delle persone. Ruggero, per piacere, dici perché lo fai, perché continui a farlo. La gente ormai ti riconosce, ti ha segnalato ormai, capito? Ti ha segnalato ormai. Capito, non siamo noi che abbiamo rotto cazzo, come dici, Ruggè, vieni qua, dici cosa stai facendo adesso, Ruggè. Ma vieni da Wanda, addirittura, o sei tu che vieni da Wanda, no? Dai, Ruggè, dai, vieni qua, Ruggè, di il fatto, Ruggè, di. E di, Ruggè, dai. Sei diventato cattivo adesso, Ruggè. Non facevi niente a nessuno, Ruggè, dai. E di, Ruggè, di qualcosa, Ruggè, dai. Spiega perché continui a farlo nonostante tutto, Ruggè. Come no? Ci hanno segnalato che lo stai continuando a fare, Ruggè, dai. Dai, Ruggè, di. 20 euro, 40 euro, mia figlia, Taranto, all'Ilva. Quante cazzate dice la di, Ruggè? Non so, peccato quei poveretti a cui sfili i soldi. Che magari lo fanno anche perché si fidano, provano compassione, Ruggè, dai. E allora? E dai Ruggero, di un fatto qua lì. Dai Ruggero, dai. Arrivano decine di segnalazioni, Ruggero. Non immaginavi che ti sgamassimo così? Non immaginavi, Ruggero? Di qualcosa, Ruggero, dai. Lui sfila i soldi alle signore. Se vi chiede 20 euro, 40 euro, non glielo siete danni. Ma quello che ti ha dato il passaggio, hai sfilato i soldi pure a lui? Gli hai sfilati? È un carabiniere e lo sa che va a sfilare i soldi alle gente. Lo sa. Quel che sfila i soldi alle persone, deve andare a Tano. Sì, lui è. Hai capito? Annaggia, Ruggè. E allora, Ruggè, di il fatto qual è, Ruggè. Accompagnalo a Taranto, deve andare all'Ilva a lavorare. Ilva, sì, ha lasciato la moglie fuori, il fabbro, 40 euro, 20 euro. E come mai a Pigia, Ruggè? Come mai a Pigia, Ruggè? Di, sì, no, a 20 euro, deve andare all'Ilva a lavorare.
Falstein. Mannaggia la miseria. Lui è quello che sfila i soldi alle persone. Lui è quello che sfila i soldi alle persone. Chiamali. Perché non prendi il pullman? Ce l'avete 20 euro? Deve andare a... ha dimenticato là le chiavi a casa! Nel parco non si va, Ruggè! Sentito! La fuga! Ce l'avete 20 euro? Ha lasciato la chiave di casa dentro, deve chiamare il fabbro. Capì? 20 euro ce li hai, tu che lavori tutti i giorni. Ruggè, tu che lavoro fai, Ruggè? Che lavoro fai, Ruggè? E allora Ruggero, non ne trovi nessuno che ti dà un passaggio. Ma lo conoscete? Non lo conoscete? Vabbè, non lo conosco, nessuno lo conosce, però chiede passaggio a tutti, soldi a tutti. E allora Ruggero, vedi, ancora il titolare ti può dare dei soldi. Oh, la fine della fuga. Allora, abbiamo 20 euro da dare a Ruggero? 40 euro, ha lasciato le chiavi di casa dentro, ci vuole il fabbro. Allora Ruggè, di fermati un attimo. Allora di. No, Ruggè, no. Allora, no, Ruggero, no.